Oggi prepariamo i settembrini. Partiamo quindi dalla marmellata. Allora, voi potete comprare anche i fichi e fare passarli in padella, eccetera. Ma i fichi costano un sacco di soldi, ragazzi. Quindi io vi consiglio di utilizzare una marmellata e ve la cavate con poco. Questa è una buona qualità. Usiamo questa. Quindi partiamo subito con 250 g di farina 00, setacciata per bene, setacciatela due volte anche che non ci sta male. Quindi aggiungiamo un pizzico di sale, così. Allora ho aggiunto circa 80 g di zucchero semolato. Adesso andiamo a prendere degli aromi. Io qua utilizzerò della vaniglia. Eccola qui, la vaniglia, bella abbondante. Allora, 125 g di burro, questo è freddo di frigorifero, lo taglio a dadini e quindi lo lavoro insieme alla farina e allo zucchero a sabbia, in modo da ottenere una consistenza sabbiosa, appunto. Poi andremo ad aggiungere l'uovo alla fine, una lavorazione veloce e in frigorifero con pellicola per un'oretta. Così, vedete? Quindi andiamo a rovesciare tutto nel nostro pochino. Così. Perfetto. E adesso andiamo a lavorare con le mani. Così. E creiamo appunto la sabbia. Con pazienza, non ci vuole molto, eh? Poi la farina aiuta tanto in questa fase, perché non fa sì che non si appiccichi niente alle mani. Ed ecco il risultato. Come vedete, faccio vedere, vedete? È una sabbia. Deve essere così. Ci vuole poco, un paio di minuti. Ora l'uovo. Un uovo intero, le uova fatele sempre così, le aprite in un piatto a parte, una per una, e poi le aggiungete, oppure in questo caso le devo frullare, perché così andate a controllare anche l'uovo ed evitate di aggiungerlo all'impasto se questo non fosse perfetto. In questo caso, come vedete, è meravigliosamente fresco. Sbattuto l'uovo, aggiunto al centro con una fontana, adesso lo lavoriamo velocemente, creiamo il panetto, quindi pellicola trasparente e in frigo per un'ora, anche due. Potete utilizzarlo anche il giorno dopo ed è anche meglio perché comunque la frolla così si stabilizza di più e avete un risultato migliore. Ed eccola la nostra frolla, come vedete, plastica, ma non attacca, deve essere così. Se usate le dosi che vi ho dato viene perfetta, quindi tranquilli. Ecco il nostro panetto già in pellicola. Come vedete, gli ho dato già un po' la forma rettangolare in modo da facilitare la stesura dopo, perché dovremo fare una striscia rettangolare. Quindi andiamo in frigorifero e poi ci rivediamo quando sarà il momento di stenderla. Allora, un po' di marmellata l'ho messa già qua. Quindi il nostro panetto lo stendiamo in questo senso, cercando di dare uno spessore di circa 5 mm. E niente, poi andiamo a farcire. Allora, qui abbiamo ricavato un rettangolo, andiamo 5 mm di spessore, andiamo a depositare all'incirca al centro una bella quantità di marmellata e quindi riavvolgiamo così, chiudiamo sia qua che qui, chiaramente non deve fuoriuscire la marmellata e andiamo in forno. Con quella che è avanzata, chiaramente ristendiamo e rifacciamo da capo. Ecco qui, adesso ci aiutiamo con questo, chiaramente, così possiamo rigirare facilmente. Allora, io ho ultimato facendo una strisciolina, una treccia di pasta, in questo caso piatta, facendo questo decoro qua sopra la superficie. Però potete anche non metterlo, fare soltanto avvolto così a saccottino ed è uguale. Andiamo in forno, 175 gradi, calore dal basso e ventilato. E qua il tempo è un po' lunghetto perché questa è spessa la frolla, poi umida all'interno, un po' come una crostata, quindi considerate dalla mezz'ora in su, ok? Allora, usciti dal forno, ci hanno messo circa 40 minuti nel mio forno, adesso li lasciamo raffreddare, quindi con un coltello a seghetto andiamo a separare i biscotti. Sono belli cicciotti, come vedete, bello, bello ricco. Ed ecco, dopo una spolverata di zucchero a velo, i nostri settembrini. Che ne pensate? Sono veramente molto carini, straricchi di farcia perché marmellata ne hanno veramente tanta questi e sono molto molto friabili. Ne ho appena assaggiato uno e vi faccio sentire il rumore poi. Sentite come scrocchia? Sentite? Super friabile, buoni 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 raga, provateli.